inseriamo, posizionandoci in una cella accanto, una formula per unire la colonna A alla colonna B e per inserire il nome del dominio che ci interessa. Una volta creata la prima cella, sarà sufficiente spostare in basso il cursore e verranno generati così tutti gli utenti. A questo punto, per risolvere il problema delle iniziali nome e cognome maiuscole, basta inserire la formula lower e con la stessa procedura andare a creare quindi gli utenti e ottenere così l'account in un formato più corretto. Quando andiamo a procedere con il copia e incolla, ricordiamoci di incollare solo i valori per evitare che la procedura restituisca un errore. A questo punto possiamo cancellare quello che abbiamo creato a destra e possiamo inserire la password che desideriamo fornire agli utenti. In questo caso sarà provvisoria per tutti. Facciamo attenzione ad eventuali spazi o a simboli caratteri speciali che vanno a questo punto corretti. Salviamo il file CSV in una posizione sul nostro computer. Dalla console di amministrazione clicchiamo su Utenti, rechiamoci nell'organizzazione principale, altrimenti non sarà possibile aggiungere più utenti contemporaneamente, e clicchiamo su Aggiungi più utenti. Clicchiamo su Allega File, ricordiamoci di richiedere all'utente di modificare la password se lo desideriamo, cerchiamo il nostro file. E andiamo a effettuare l'upload. Clicchiamo su Carica e gli utenti vengono così caricati nell'organizzazione principale. Ora, bisogna selezionarli tutti per spostarli nell'eventuale organizzazione secondaria che abbiamo creato in precedenza. Una volta selezionati, in alto a destra andiamo a cercare il tasto Sposta in un'altra organizzazione, selezioniamo l'organizzazione in cui desideriamo spostare gli utenti e clicchiamo su Conferma. Tempo di spostare gli utenti e a questo punto non ci sono più nell'organizzazione principale, mentre li troviamo appunto nell'organizzazione secondaria.